permettersi di pubblicare intercettazioni vere, pena appunto il fatto di una sanzione pecuniaria elevata e quindi la chiusura. Con questo emendamento che chiedo ai colleghi di votare, appunto, si elimina la possibilità in questo provvedimento di agire contro i giornalisti e quindi irrogare sanzioni pecuniarie. Grazie. Grazie, è scritta a parlare la deputata Moddio, prego, ne ha facoltà. Presidente, signori deputati, io mi domando se il Movimento 5 Stelle ha ben letto questa delega, perché parliamo dell'articolo 29, lettera A. L'articolo 29, lettera A, la delega al governo di rivedere alcune disposizioni sulla riservatezza delle intercettazioni e sulla pubblicabilità, non prevede assolutamente nessuna sanzione ai giornalisti. Allora, forse è meglio guardare alle parole esatte della legge che sono chiarissime per tutti, garantire la riservatezza non dell'imputato. La riservatezza non è garantita all'imputato, perché l'imputato nella captazione dei suoi colloqui non ha mai diritto alla riservatezza, ma a garantire semplicemente la riservatezza delle persone che sono occasionalmente coinvolte nei dialoghi e in particolare ai difensori nei colloqui con l'assistito, perché vige un principio costituzionalmente garantito che è il principio di difesa. Costituzionalmente garantito come quello della riservatezza e come quello dell'informazione e delle comunicazioni non rilevanti ai fini della giustizia penale. I giornalisti non possono pubblicare intercettazioni che non siano rilevanti ai fini della giustizia penale, ma non sono previste sanzioni per i giornalisti, né pecuniario né di altro tipo. Quindi, se occasionalmente un soggetto colloquia con l'imputato, può essere intercettato l'imputato, possono essere pubblicate cosa dice l'imputato ai fini di scoprire un reato penale, ma non certamente la vita privata delle persone occasionalmente coinvolte. Grazie. A titolo personale, il deputato Bonafede, prego. Grazie Presidente, ma la collega Modio forse si è persa gli ultimi quattro mesi di informazione. Lo so che dal vostro punto di vista è agli sgoccioli quel tempo per la nostra democrazia, ma in questi quattro mesi bastava leggere un qualsiasi giornale e basta anche leggere la delega per capire che il governo avrà libertà di prevedere delle sanzioni per i giornalisti che pubblicheranno le intercettazioni. Ma voglio per un attimo, Presidente, voglio pensare che siamo noi che abbiamo questi pregiudizi contro il PD e che nessuna sanzione verrà messa contro i giornalisti. Bene, votate l'emendamento. L'emendamento non dice nulla se non che in alcun modo le disposizioni devono contenere sanzioni per i giornalisti che le pubblicano. È un emendamento che diciamo è una clausola di salvaguardia, visto che voi siete esperti, che evita che il governo possa prendersi la libertà di sanzionare il comportamento dei giornalisti in violazione della legge porcata che ha intenzione di emanare. Grazie. Parliamo di fatti concreti.